Andiamo a fare la colazioncina, patatina? Sì, arrivo. Good morning, Australia! Davvero, davvero impegnativo. Credo che saremo a posto per tutto il giorno. Falso. Ok, faccio solo un controllo che non abbiamo dimenticato niente. Qua nulla. Qua non credo neanche. Posto. Controllo in garage, ma non credo neanche. E non abbiamo neanche usato la fine. Su, ho già controllato. Buon, direi a posto. Vedi? Sì, 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 andiamo. Io ringrazio che siamo qua in aereo e con la valigia, perché se no in sto posto potrei comprare qualsiasi cosa. Madonna, guarda sto faro. Almeno una cosina piccolina me la vorrei comprare, cavolo. Sale, sa mica dove posso trovare. Credo di aver trovato cosa portarmi via. Tappo. Bicchiere. Thank you very much. Thank you. Ho paura di farmi la bua. Okay. Ah, madonna. Che bello, sai che tu non hai idea. Ce l'avevo da piccolo in plastica. Non capisco come sia possibile che un giorno fa eravamo a 50 gradi e qua fa freddo. Beh, io non sapevo neanche più esistessero i parcheggi. Mamma mia, i palazzi. Le persone così. Adesso visitiamo il Parlamento dell'Australia. Yaki sta spiegando un sacco di cose, tra cui una cosa che nessuno di noi tre sapeva è che Carlo d'Inghilterra è il re anche qui. To the Parliament. Immaginatevi che grandi discussioni dovevo fare qua. Il canguro. Ah, e soprattutto che la capitale dell'Australia non è né Sydney né Melbourne, ma Canberra o Canberra, non so come si dica. Siamo finalmente a Sydney. In hotel. Facciamo un festone. Che strano che è riessere in posti da città. Carina. Ora giusto il tempo di cambiarci e andiamo a cena. Di 8, che ovviamente ha una suite di tutto rispetto, è divisa in camera, bagno, zona living, e c'è pure la chitarra.